Live Social. Ed eccoci qua, amici di Live Social. Le nostre interviste e storie non finiscono mai. Questa sera però ho un ospite davvero speciale da presentarvi. Lui è un avvocato, ma soprattutto il consigliere di amministrazione di Finsardegna. Do il benvenuto a Massimo Caredda. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, inizierei intanto raccontando un po' questo particolare periodo che insomma ci sta attanagliando, legato all'emergenza sanitaria e di tutte le misure di sostegno di cui le piccole e medie imprese possono usufruire, perché questo è un territorio estremamente tecnico, avvocato. Sì, assolutamente, lo confermo. Io sia come professionista avvocato che in qualità di consigliere di amministrazione di Finsardegna, che è un confidi sardo, mi sono naturalmente dovuto impegnare per stare al passo con tutte le repetite modifiche normative introdotte dal governo per contrastare l'emergenza. Emergenza che, come sappiamo, ha inciso pesantemente tanto sul sistema sanitario quanto su tutto il tessuto imprenditoriale. E in questo momento, tra l'altro, è estremamente rilevante questo aspetto, perché siamo nel momento in cui è stato appena approvato il decreto rilancio che ha cercato di porre alcuni correttivi a numerose problematiche che sono sorte proprio in occasione delle misure di sostegno, delle prime misure di sostegno alle piccole e medie imprese, in generale a tutte le imprese, ma adesso ci stiamo concentrando su queste, sia dal decreto Cura Italia che dal decreto liquidità. Verissimo. Ecco, sì. Ecco, ma come possono affrontare in maniera un po' più serena le imprese questo periodo? Ovvero, quali sono effettivamente le misure di cui possono beneficiare? Sì. Sì, cercherò di essere brevissimo per ragioni di tempo. Si tratta di moltissime, in realtà le misure sono tantissime, ci vorrebbero mesi per cercare di elencarle tutte, ma ecco, quelle più importanti dal punto di vista almeno delle che in qualche modo mettono le imprese in una condizione di respirare sono, a mio giudizio, le misure tra quelle del Cura Italia, l'articolo 56 sulle moratorie dei mutui, dei prestiti e l'esenzione da revoca, ad esempio, che però in qualche modo sono limitate queste misure a imprese che non hanno scoperti, non sono in una situazione per così dire di credito deteriorato, ma anche e soprattutto le misure del decreto liquidità per quanto riguarda i finanziamenti garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia. I cosiddetti finanziamenti fino a una soglia massima di 25.000 euro, garantiti al 100% dal fondo di garanzia, e finanziamenti superiori al 25.000 euro, garantiti al 90%. Si tratta, ripetiamo, di finanziamenti, quindi di soldi che poi devono essere restituiti alle banche, che in qualche modo il governo sperava che le banche erogassero immediatamente con un'istruttoria brevissima, ma purtroppo così non è stato per una serie di problemi di tipo burocratico. In particolare le banche lavorano comunque secondo una logica prudenziale e non sono obbligate all'erogazione del finanziamento, quindi un grosso problema che io come avvocato, ma anche e soprattutto come consigliere di Finsardegna, ho cercato di ovviare favorendo un processo di consulenza di sostegno, di accompagnamento per così dire in banca alle piccole e medie imprese, proprio attraverso l'attività del Confidi, che ha predisposto un help desk, si chiama così, un coronavirus help desk, una sorta di consulenza gratuita, totalmente gratuita alle imprese che ne fanno richiesta in materia, per così dire, di tutte le misure appunto che sono vastissime previste dal governo. In questo modo l'impresa può orientarsi, può essere accompagnata e decidere a quale misura accedere, e soprattutto viene anche favorito l'accesso a queste misure attraverso dei sistemi informatici che sono stati implementati tra i Confidi e il Fondo di Garanzia e gli istituti bancari convenzionati. Quindi io diciamo che, viste tutte le problematiche che sono veramente infinite, non possiamo, per motivi tecnici ovviamente e di brevità, parlarne in questa sede, però io consiglio tantissimo alle imprese di rivolgersi a dei consulenti, esatto, qualificati, esattamente. Perché fa davvero la differenza, per esempio anche solo chiacchierando con lei adesso, insomma, nel nostro programma radiofonico, io ho capito un sacco di cose che mi erano sfuggite, quindi io credo che possa davvero fare la differenza. A questo punto lascerei anche il suo sito ai nostri ascoltatori, www.avvocatomassimocaredda.com, e poi potete ritrovare anche un profilo Facebook digitando avvocato-massimocaredda.
@massimo_caredda. Ecco, se si sente di regalare un ultimo consiglio in chiusura, credo che i nostri ascoltatori ne sarebbero davvero felici. Sì, allora, l'ultimo consiglio è che è legato in realtà alle ultime, diciamo, novità previste dal cosiddetto decreto rilancio. Decreto rilancio che, come dicevo, ha cercato di mettere una pezza in quei buchi lasciati dal decreto liquidità e dal Cura Italia, prevedendo in particolare due misure che mi sembrano estremamente rilevanti. In primo luogo un'erogazione a fondo perduto, quindi non sono più soldi che erogano le banche con tutta la loro discrezionalità e che poi devono essere restituiti, ma sono soldi che entrano direttamente nelle tasche delle imprese. Sono erogazioni di minimo 2.000 euro per le imprese svolte in forma societaria, imprese invece individuali fino a 1.000 euro e poi, diciamo, ci sono altri parametri. Tendenzialmente si tratta di somme che equivalgono al 20% della differenza tra i ricavi del 2019 e i ricavi del 2020. In sostanza, un'impresa che ha fatturato 30.000 euro nel 2019 e zero nell'aprile del 2020 si ritrova con 6.000 euro in tasca, e tra l'altro sono somme che entreranno nelle tasche delle aziende, nei conti correnti, direttamente con una domanda da rivolgere all'Agenzia delle Entrate che poi svolgerà solo successivamente un controllo, ma l'erogazione è immediata, quindi questo è estremamente importante. E poi altra cosa, il credito d'imposta e tantissime altre misure fiscali di cui io non sono nemmeno, non ho nemmeno le competenze dirette per fornire una consulenza, ma sono tantissime, e quindi il mio consiglio è ancora una volta rivolgersi a bravi consulenti di impresa, sia legali che aziendalisti e fiscalisti, per una completa consulenza e ottenere in qualche modo il massimo vantaggio. Grazie Avvocato Caredda per essere stato con noi, per averci regalato tutte queste competenze preziosissime. Sempre, grazie, ma oggi un po' di più. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie, arrivederci. E mi raccomando, non scappate, perché Live Social continua, vi aspettano altre storie. A dopo. Live Social.